Trapause, abbiamo scelto il nome Trapause perché comunque ha un doppio significato Trapause, quindi le Trapause sono le case comunque americane dei gangster così, ma allo stesso tempo qua in Italia comunque, qua, soprattutto a Milano così ultimamente ha preso il significato della festa in casa, la Trapause, facciamo Trapause così, e soprattutto dal Covid in poi quando hanno chiuso le discoteche così. E siccome comunque il nostro album ha sonorità molto comunque da festa, da club, e allo stesso tempo comunque classiche, anche tematiche, hip hop, un po' così da dove abbiamo pensato che Trapause fosse proprio il nome perfetto per racchiudere tutto il concetto, diciamo. Sì, noi alla fine facciamo questo genere qua, diciamo, trap, musica da club, e abbiamo la fortuna di lavorare con Reason, che è il nostro fonico produttore. E anche Richard Chiesa, Richard Church, che sono dei ragazzi molto 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 bravi, soprattutto Richard, che è anche un ingegnere del suono, si è laureato quest'anno. E noi diciamo che quando andiamo in studio, io e Ibra siamo la mente, però siamo dei ragazzi molto molto disponibili, quindi ascoltiamo anche magari un produttore che ci dice: raga, secondo me qua dobbiamo fare questo effetto, devi cantarla così, prova a cantarlo in questo modo. E loro, da questo punto di vista, ci aiutano tantissimo, quindi ci hanno aiutato tanto. Pensa che la canzone Shiesty, che è la canzone che a me personalmente, il beat, secondo me, è un beat geniale, più bello che c'è nell'album. E l'abbiamo fatto una volta, proprio abbiamo preso una casa e siamo andati a registrare. Ibra era stanco perché erano tipo le 2 di notte. Reason ha fatto questa melodia qua, io mi sono messo a fare freestyle proprio come così, e poi è arrivato Ibra, l'ha ascoltato, fa spacca, però me l'ha detto con cioè in un modo non come lo direbbe lui, tipo preso bene, no? Allora io ho detto: va bene, cancella tutto. E Reason, furbo, cosa ha fatto lui? L'ha tenuto, non l'ha cancellato. Ah, Tre vedi. giorni, 3 giorni dopo se l'ha fatto riascoltare e mi ha detto: ma che abbiamo fatto, ragazzi? E io proprio mi fa: guarda che a me piaceva davvero quel giorno lì, no? E dopo l'abbiamo tenuto nell'album. Però questo per farti capire che abbiamo un bel rapporto con i nostri produttori, e li ascoltiamo perché siamo molto disponibili come ragazzi, e questo è anche la nostra marcia in più, perché finché siamo io e Ibra, che già abbiamo 2 teste, invece avere altre persone è molto molto una cosa positiva, diciamo. Pensa che Stylist era una canzone che Richard ci ha proposto la melodia un po' tipo risuonata dei Queen, e Esatto. noi gli abbiamo detto: no, non mi piace tanto. Però più passava il tempo, più dicevamo: guarda che questa roba qua secondo me spacca, capito? E infatti quando l'abbiamo proposto a Guè era subito gasato, perché è una hit fondamentalmente. Sì, noi nel senso anche nei nostri progetti precedenti abbiamo sempre avuto un po' la bravura, un po' la fortuna che comunque i feat hanno sempre spaccato con noi, perché comunque noi cerchiamo sempre di costruire bene il pezzo prima di mandarlo al feat, e piuttosto magari di scegliere i soliti featuring un po' banali, perché comunque senti sempre gli stessi feat negli album di adesso. Noi andiamo a prenderci proprio ciò che ci piace e ciò che per noi è proprio adatto al 100%, e quindi ecco, sì, bello figo appunto su un pezzo così divertente. Per noi era l'unico, perché piuttosto l'avremmo chiuso da soli, non potevamo metterci nessun altro. Guè su Stylist, perché secondo noi Stylist è un po' più rap rispetto agli altri pezzi che abbiamo, Sì. infatti ha preso magari un pubblico un po' più grande rispetto a quello che magari va a prendere ABC, quindi ci abbiamo messo Guè che comunque era perfetto e così via. Sì, cioè, è divertente. Noi abbiamo la fortuna di fare musica che è molto appetibile su TikTok, nel senso, non è che stiamo lì a impostarci a dire: no, facciamo questo che va su TikTok, anche perché vedendo i nostri colleghi, no? Che molte volte ci chiamano per delle collaborazioni perché dicono: questi vanno forte su TikTok, automaticamente fanno la strofa, va su TikTok, ma non funziona così. Perché su TikTok può andare una canzone di Zucchero, può andare una canzone di Elodie, ma una canzone che, cioè, capito, non c'è proprio la formula per andare virale su TikTok. È che noi facciamo musica che fa ballare, allegra, la gente ha voglia di ascoltarsela, quindi tipo ABC, faccio l'esempio: quando io ho capito che era una hit, quando è uscita la canzone, è uscito lo spoiler,
e andavo in giro, c'erano i ragazzini che mi cantavano A, B, C, mi facevano tipo il gesto così, no? Okay. E quindi quando fai queste cose qua, tu automaticamente sai che è una canzone può andare virale, però noi non è che ci focalizziamo su andare virali, facciamo la musica che faccia ballare, anche perché abbiamo tanti amici ballerini che ballano, quindi sappiamo che se facciamo una musica dove magari cantiamo e siamo seri, loro non ballano, non si muovono e non sono felici, automaticamente noi siamo proiettati su quel mood lì. Sì, 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 a noi c'è comunque, allora, non vogliamo diventare pop, però allo stesso tempo ci piace comunque provare a fare anche roba diversa, ma l'abbiamo sempre fatto, solo che magari i pezzi che hanno avuto un po' più di visibilità sono sempre stati quelli del nostro genere, un po' più trap e così. E Coraggio comunque è nato, avevamo il beat ed è nato dalla strofa di Prince, che l'ha scritta proprio di getto, velocemente, l'ha registrata subito. Poi io ci abbiamo messo un po' a trovare il ritornello, che volevamo fare una cosa un po' più melodica e così, con l'autotune. E comunque, cioè, ci sta ogni tanto, secondo noi, dimostrare che comunque noi facciamo quello, ma non sappiamo fare solo quello. Se vogliamo comunque scrivere un testo serio, lo possiamo fare. Se vogliamo scrivere, parlare d'amore, lo possiamo fare, eccetera. Sì, no, infatti noi volevamo farlo sto giochino di mettere prima una traccia così seria e poi subito quella con bello figo. Perché comunque ci divertiva comunque il fatto di passare da un pezzo in cui parliamo di noi stessi così personale a subito a una canzone divertente. Esatto. Allora, Brescia comunque è sempre stata una città molto hip hop. Infatti mi ricordo che c'era una serata a cui Prince lavorava, 2015-2014, in cui non erano ancora famosi, venivano Sfera, tutti quelli lì, perché ai tempi non c'erano serate così fighe hip hop a Milano, e venivano a Brescia e li vedevamo lì. Quindi noi, cioè, essendo anche una città multiculturale, Brescia, comunque siamo cresciuti molto, diciamo, comunque non magari tipo, magari ci sono città in cui per adattarti agli altri, farti accettare, devi un po' diventare un po' più bianco, diciamo, no? Invece tipo Brescia comunque noi siamo cresciuti in un ambiente che era multiculturale, quindi se ci faceva l'hip hop c'era la serata hip hop, se ci volevamo vestire da rapper ci vestivamo da rapper, e quindi penso che sia anche questo che ci ha portato molto ad avere questo stile, questo mood nella nostra musica, perché non siamo stati influenzati, magari a Milano sono tutti influenzati un po' da Sfera, capito? Noi invece eravamo influenzati da quello che ascoltavamo. Sì, il nostro obiettivo è arrivare a quello, più che altro quest'anno siamo stati un po', diciamo, sempre in ritardo sulle consegne, su tutto, poi abbiamo avuto robe contrattuali di booking e così, però ci piacerebbe magari l'anno prossimo, adesso facciamo tanti DJ set, abbiamo un tour pieno, però ci piacerebbe comunque, l'obiettivo è quello di arrivare a fare i concerti, anche vedendo comunque Sfera che adesso fa San Siro, così, cioè, sono cose che ti motivano comunque a voler arrivare a fare quello anche te.